Buongiorno, buongiorno a tutti, ma come vi butta, come vi va? Io sono contenta perché oggi è una domenica molto speciale perché c'è Food Spring e quando c'è Food Spring c'è l'opportunità di fare qualcosa di meraviglioso insieme perché Food Spring è gustoso, è buono, è saporito, è fantastico, ci dà l'opportunità di mangiare in modo molto sano perché comunque la provenienza di tutto loro, materie prime, sono di altissima qualità, ben dosati, riduzione di zuccheri semplici, diciamo proteine che sono molto di provenienza grass-fed per quelli che amano, diciamo, hanno più alta quantità di omega-3, poi pieno di anche, diciamo la verità, proprio di inulina. Inulina è una fibra prebiotica molto importante per il nostro microbioma. E così, quando andiamo a mangiare Food Spring, è come se ci togliessimo, diciamo, l'angorino di mangiare qualcosa di saporito, buono, peccaminoso, non so se l'ho detto correttamente, però che ci permette di avere una comunque qualcosa di buono, diciamo la verità, perché io non conosco uno sportivo che non mangia. Allora, buongiorno, ragazzi, mi dite sempre che se mi sentite la mia voce, se la voce va bene, perché cominciamo come con un riscaldamento Tabata, riscaldiamo però con Fluid e poi useremo una Tabata un po' diversa oggi. Di solito Tabata è molto balistico, però io vorrei farti aiutare anche delle cose diverse. Allora, ciao la Federica Poggio, ciao Carmen, mi dite se mi sentite bene con la voce. Se la risposta è sì, io posso partire. Pronti? 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 Qualcuno mi dice se si sente bene? Forte e chiaro. Ok, perfetto. Allora, partiamo con la prima parte della nostra lezione. Senza scarpe, per favore, e con proprio con un bel contatto a terra. Ok, poi andremo a fare, dopo il nostro riscaldamento, andremo a lavorare anche in Tabata. Ok, tutti quanti giù, ginocchia divaricate, taloni insieme, cammino in avanti con le braccia proprio per sentire l'allungamento sulle spalle, l'allungamento sulla schiena, testa in giù, respira. 4, 3, 2, 1. Mi tiro su, le mani vanno subito sotto le mie, diciamo, spalle e guardo l'ombelico. Poi guardo il cielo, espiro, guardo l'ombelico e guardo il cielo. Ancora su, e sollevate la gamba, il braccio destro passa sotto, appoggio la spalla, guardo il soffitto, piccolo twist. Semplicemente un invito al corpo di riscaldarsi. Ritorno su, palmando bene le mani a terra, sempre in contatto di tutto, cioè non è che sono sbilanciato, sto provando a rivedere in contatto le ginocchia, le mani, la spalla, la torsione. Da qui curvo i piedi sotto di me e vado in giù, pedalo con i piedi destra e sinistra, ancora. Vai, ok, piedi qua, portate i taloni a sinistra, allunga, spingendo sulla mano sinistra. Torno centro, talloni bassi più che possibile, anche se non tocchi per terra, è un viaggio, dobbiamo ascoltare il corpo, mai lavorare sul dolore, cercare semplicemente di trovare un contatto con questo meraviglioso corpo. Piego le gambe, vedremo in su in tre balzi da rana. Uno, due, tre. Porto la braccia delle gambe in avanti, stendo le gambe il più possibile, magari anche rimanendo piegate all'inizio perché stiamo riscaldando. Libero il collo, libero la schiena, spingo sui talloni, piego le gambe leggermente, vengo su, braccio su, inspiro e torno giù e facciamo a rovescio, proprio una, poggio sulle mani, uno, due, tre, e scendo giù, fino a terra, faccio una piccola cobra, su, inspiro su, e scendo giù, curvo i piedi, vengo su. Sollevo con l'inspiro la destra, apro l'anca, ritorno con la gamba su, fianchi sono parallele, porto il ginocchio fino al petto, trattengo l'addome. Ok, tiro su,
2, 3, 4, ancora 5, 6, 7. Porto il piede in avanti. Se il piede non arriva in avanti, mi aiuto con la mano. Ok, piegati bene indietro, uno fondo, braccia salgono sopra la testa, scendo, giù, sfiorando il ginocchio su, e giù, sfiorando il ginocchio su, e tre, e su, datemi ancora uno, fermi, fissi un punto di fronte a te, braccia su, porta le braccia indietro di te, spalle indietro, energia nelle braccia, energia da tutte le parti, ritorno su, braccia aprono, scendo giù, la gamba viene indietro, scendo questa volta non fino a terra, metà strada, non scendere troppo, che se scendo troppo diventa difficile poi tornare su, torni indietro, affondi i taloni, sollevo la sinistra, apro l'anca, apro il ginocchio, questo è il riscaldamento ragazzi. Poi andremo nella nostra Tabata, promesso, promesso, promesso. Ritorno su, porto il ginocchio al petto, la trattengo, 8 in su, 1, 2. Come se stessi provando di portare il ginocchio tra il seno o tra il petto, 5, 6, 7, 8, appoggio, vengo su. E prima che tu riesci a fissarti in un punto di fronte a te, maggior equilibrio ci avrai, le braccia su. Sfioro terra con il ginocchio, scendo e salgo lavorando su entrambe le gambe, ma tanto su, tallone sinistra. 4, 5, ancora, 6, ancora, 7, and 8, rimango su, fisso quel punto, porta le braccia indietro di te. Addominali tesi, scapoli indietro, ci siamo, ok, su, braccia scendono giù, ricordo, torno, non tanto, fermi qua, poi spingi su e vedi che diventa più facile a fare upward, looking, dog, scendo giù, reset, respira, 1, 2, 3 volte, respira, 3, ok, piega le gambe poco a poco, guarda in avanti, 3 balzi in avanti, 1, 2, 3, da qui allungo le gambe il più possibile, porto il petto in avanti, scendo in giù, ok, scendi in chair, basso, ok, da qui, bello basso, 4, 3, le braccia vengono indietro, sollevo i taloni, 4, 3, 2, scendo con i taloni, salgo e recupero poco poco. Mano destra va sul polso sinistra e allungo lateralmente, poggiando, portando i fianchi verso sinistra, le braccia verso destra, guardo in su, torno al centro. Cambio la presa, vado dall'altra parte. Torno su, scendo giù di nuovo, ricordate i nostri 3 balzi indietro, poggio sulle mani, piega le gambe, e 3, occhio, sulla terza andremo proprio in piegamento, 2, e in 3, spingo in su, bravi, dai, ancora 3 minuti di riscaldamento, poi metteremo le scarpe e cominceremo con Tabata, respiro, 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 destra viene su, grazie, lo porto il petto, proprio il ginocchio, al petto, l'appoggio frontale e mi apro. Aha. Ok, cominciamo a riscaldare ancora meglio le anche. Destra e sinistra, braccia fuori, non lavorare mai sul dolore e non avere preconcetti di dove dovresti andare. Che quando mi avvicino al nuovo allenamento, il mio corpo mi parla, mi dice questo sì, questo no, e ognuno c'ha il suo. E non è una gara. È un viaggio, è un bel viaggio. La gara è un'altra cosa. Questa è preparazione atletica e ci aiuta a preparare e capire i nostri limiti e le nostre forze. E questa è la cosa bella. Ok, scendo giù, braccia vengono su, solleva gambe sinistra, tallone sinistra, scendo, tallone destra, e scendo, tallone sinistra, e scendo, e destra, e scendo. Apro le braccia, le punte vengono frontali, apro anche poco a poco,
i talloni e porto il petto in avanti e scendo giù proprio in recupero. Respira, respira, respira. Semplicemente scarichati, poi punta le dita, divaricate le punte e scendi giù affinché la tua gamba ti permette di sentire lo stretch, ok? Punta divaricata alla destra, sollevate la sinistra, provate di approfondire lo stretch ma non con il dolore. È un invito al tuo corpo a dire apriti Seismo, dai vieni da me, apriti poco poco. Ok, aiutandoti con le braccia e con le gambe, cambi dall'altra parte, prima piede piatto. Ginocchio divaricato seguendo dito medio del piede, respira, invita, è un invito al mio muscolo oggi di risvegliarsi quando fa freddo, è più difficile, così dobbiamo essere ancora più attenti di non esagerare. Solleva quel tallone, eccellente, ancora 4, ancora 3, ancora 2, torno centro, piedi, tallone, piedi, tallone, piedi, tallone. Piego le gambe, vengo su. Ok, abbiamo 52 secondi. Cominciamo a spostare il tappetino e cominciamo a mettere le scarpe, per favore. Mettiamo le scarpe, prendete le scarpe. Cambiamo registro, abbiamo fatto un riscaldamento total body. Sentirete un po' di sudore, non tanto, ma qualcosa che ha detto ciao corpo, buongiorno corpo, come stai corpo? Riscaldamento è fondamentale. Non tentare mai di fare un allenamento senza aver fatto riscaldamento perché è pericoloso. Ecco la Lula che mi ha visto. Altezza Lula, se sei altezza Lula, Lula sei felice, ti conosco. Ciao Lula, si sta andando via. Ok, aspetto, sono 10 secondi. Aspettatemi un attimo ragazzi, io aspetto voi. Avete le scarpe, siete pronti? Cambiamo registro anche della musica. Ok, ci siamo? Ok, perfetto. Allora, preparatevi ragazzi, ultimi secondi, stiamo per partire con la prima movimento. Prima di farlo partire, vi faccio vedere che cos'è. È 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, su. 4, 3, 2, 1, giro. 4, 3, 2, su. Giro, ok? Questo è il movimento, lo faremo per 20 secondi. Tabata sono 8 volte quei 20 secondi. Se volete, sì, la facciamo, siamo pronti, 5, 4, partiamo da 3, da centro, 4, 3, 2, 1, 3, 2, salta, 4, 3, 2, 1, 3, 2, salta, 4, 3, 2, 1, 3, 2, salta, 4, 3, 2, 1, 4, 3, salta, stop. 10 secondi di recupero. La prossima volta la facciamo sulla sinistra per la prima volta per par condicio. Ok, ci siamo. 2, 1, 4, 3, 2, gira. 1, 2, salta. And 4, 3, 2, 1, giro. 4, 3, salta. 4, 3, 2, gira. 1, 2, salta. 4, 3, 2, 1, giro. 4, 3, salta. Ok, relax, ci mancano 6, siamo soltanto le prime 2, 4 secondi e ricominciamo, destra sarà la prima volta, 4, 3, 2, gira, 4, 3, salta, 4, 3, 2, 1, gira, 4, 3, salta, riapro, 4, 3, 2, gira, 3, 2, salta, 4, 3, 2, gira, e salta, siete salvi. Prossima volta sarà a sinistra, par condicio, destra e sinistra. Ci siamo? Ok, 3, 2, 1, 4, 3, 2, gira. 1, 2, salta. 4, 3, 2, 1, gira. 3, 2, salta. 4, 3, 2, gira. 1, 2, salta. 4, 3, 2, gira, 4, 3, ultimo salto, relax, ok, perfetto, questa è una tabata di media intensità, così posso lavorare da principianti, ok, 1, 2, 3, 4, 1, 2, salta, 1, 2, 3, 4, gira, 1, 2, tira su, apro, 2, 3, gira, 3, 2, salto,
3, 2, 1, gira, 1, 2, salta. Ok, ci siamo. Ancora 3 ci mancano. Sì, 3 o 4, sì, non so, ormai ho perso conto. Però andiamo a sinistra, 1, 2, 3, 4, 1, 2, salta. Adesso fai 4, 3, se volete aumentare poi. 3, 2, salta. Anche qui può essere saltato, se volete aumentare l'intensità. 3, 2, salta. 1, 2, 3, 4, gira. 1, 2, salta e siete salvi. Mancano 2. Così si può sempre ridurre o aumentare l'intensità. Ogni persona a casa devi lavorare. 1, 2, 3, 4, gira. 1, 2, salta. A quello che dice il suo corpo. Gira. 3, 2, 1, salta. 4, 3, 2, gira. 3, 2, salta. Ancora ultimi 2, gira. Ah, siete lì. Manca uno, manca uno. Partiamo al lato destro per prima. 4, 3, 2. Ok, andiamo. 4, 3, 2, gira. 1, 2, salta. 4, 3, 2, gira. 3, 2, salta. 1, 2, 3, 4, gira. 1, 2, salta. 4, 3, 2, gira. E dammi un salto. Ok. Eccellente, la prima serie di esercizi è andato. Il mio piccolo recupero di, vediamo quanti secondi vi ho dato, 30 secondi. Ok. Il prossimo è in quadrupedia. Il movimento sarà, voi prendete acqua, prendete recupero. Io mi prendo anche il mio tappetino, così il mio tappetino antiscivolo, un antiscivolo ti aiuta tantissimo. È un movimento che va da downward looking dog, scendo fino giù, su e torno indietro. Mi posso anche aiutare con le ginocchia se non riesco ad andare giù in flessione classico, ok? Decidete, ok, ci siamo? Vado giù, tiro su e torno indietro. O altrimenti ginocchia, scendo giù, tiro su e indietro. Ok? Giù, su, torno indietro. Ok, giù, scendo, su, indietro. Relax. 10 secondi. Se volete fare questo sulle ginocchia, cioè giù e mi aiuta con le ginocchia a tornare indietro, mi va benissimo. Ok? Modificate. Giù, su, torno indietro. Avanti, scendo. Upward looking dog, downward looking dog. Vai, un esercizio pazzesco, quadrupedia. Vai, scendo. Apro, lo sentirei molto sulle spalle poi dopo. Relax. E siamo a 2 di 6. Eccellente. 4-5 secondi, ricordate, la potete fare anche con le ginocchia piegate volendo. Ok, ci siamo. Giù. Inspiro su, torno indietro. Centro, scendo. Upward looking dog, downward looking dog. Centro, giù, su, torno indietro. Questa è l'ultima volta di questo, diciamo, relax. Siamo a 3, ci mancano ancora 5. Nessuno dice che tu non puoi andare più lentamente o usare le ginocchia, ok? Giù, poggia le ginocchia se devi e torna indietro. Poggia le ginocchia e torna indietro, vedi? Così diventa più facile se poggi le ginocchia, ok? O altrimenti i miei amici che sono avanzati rimangono staccati e tornano indietro. Giù. And relax. Siamo a metà strada e ci mancano 4. Sentite come ti alza il battito cardiaco, bello intenso. Ci siamo? Ok. Di nuovo. Giù. Su. Torno indietro ancora. Giù. Vai. E torno indietro. Giù. Su e giù. Massaggio per la schiena, perfetto per le braccia. Relax. 10 secondi. Ok, puoi andare più lentamente, puoi piegare le braccia, le braccia, ciao, le ginocchia. Puoi arrivare anche a terra. Ok, giù, su, torna indietro. Giù. Oh, che volevo fare una Tabata un po' diversa, no? Siamo abituati a Tabata che è jump squat,
e i nostri burpees, però ho detto Tabata è comunque fare esercizi impegnativi pluriarticolari che ti alzano proprio l'intensità, e il fatto che facciamo per 8 volte alle fine dice porca miseria, l'ho sentito il lavoro. Questa è la cosa bella, ci siamo, giù, tiro su, indietro, giù, tiro su, torno indietro, giù, tiro su, indietro. Ricordate, se volete utilizzare le vostre ginocchia a terra, fallo pure. Oh, indietro, ci manca uno. La cosa bella di Tabata va in, cioè vola in batti, un imbattibeleno. Ok, ci siamo, giù, ultimo giro e torno indietro, giù e torno indietro, avanti, scendo e torno indietro, ci mancano 8 secondi, vai, scendo, sollevo e questa è l'ultima, giù, oh. Woohoo! E due sono andati. Ok, altro, vogliamo lavorare sull'addome? Io direi proprio di sì. Ok, a questo punto ci mettiamo giù e cioè, se avete un tappetino o qualcosa ve lo consiglio. Allora, aiuto, le facciamo sollevare le gambe, ok? E sarà una bicicletta ma con le gambe tese, con gli addominali che rimangono più fermi possibile, ok? In diagonale, in diagonale. Non è neanche veloce, ma intenso, ok? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei. Così avremo lavorato le gambe, le braccia, pettorali, glutei e addominali. Così potete andare avanti con le vostre giornate, relax, dicendo ho fatto qualcosa, sono contenta con me stessa, e tutto questo è grazie a Foodspring, che mi chiedono ogni tanto di regalarvi degli elementi stimolato a promuovere lo sport, promuovere l'allenamento, e vi garantisco ragazzi che il tuo corpo piano piano che l'alleni diventa il tuo parco giochi, e quel parco giochi ti fa divertire, e non c'entra niente il peso, non c'entra niente le chiappe alte, non c'entra niente tranne il tuo divertimento vitale. Io vivo per questo concetto che la vitalità è legato al movimento fisico, ok? Destra e sinistra, controllo anche il collo, non voglio che sentite fastidio sul collo, sai che ti dico? Non so quante mi mancano, aspetta, dopo questa vado a vedere quante mi mancano e facciamo due o tre proprio di intensità maggiore. Ah sì, siamo a metà strada, allora facciamo ancora uno di questi e poi facciamo due intensità diverse per finire. Ok, ancora questa una volta, destra e sinistra. E poi proviamo a chiudere in bellezza, sempre con un esercizio simile a questa, ma con una concentrazione diversa. Ora 6 secondi, vai vai vai. Ah, non ora, nulla, non ora. Ok, adesso, la prossima volta, Lula, vai via Lula, Lula va via. Ok, adesso, ah, facciamo, uno, due, tre. Guarda, lei pensa che sto giocando. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Vai, 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 cambi. Ok, relax. Ok? Si cambia le gambe, si dà fastidio al collo, una mano trattiene il cervicale per aiutarvi. Addominali rimangono tesi e bacino. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, ancora respira, trattieni l'addome, 2, ancora, and relax, ci mancano 2, poi il nostro allenamento sarà fatto, 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 scendiamo, gambe su, faccio, 1, 2, 3, 4 ancora, 1, 2, 3, 4 ancora, 1, ancora, 10 secondi, 1, 2, 3,
3, 4, 1, 2, 3, 4, ancora 1. Aiutatemi. Lula, basta! Vai a cuccia, vai a cuccia, vai a cuccia, cucciolò. Ultima 20 secondi. Ok, 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, cambio. 1, 2, 3, abbiamo quasi finito. Cambi la gamba. Non finire adesso che ci mancano veramente pochi secondi per finire. Ultima, 1, 2, 3, e 4. Oh, mamacita, 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 l'abbiamo fatto. Sono super contenta. Ok, abbiamo completato il nostro riscaldamento, il nostro Tabata. Spero che vi siate divertiti. Allora, tutte queste grazie a Foodspring. Ricordate, se volete avere uno sconto Foodspring, basta che utilizzi il mio codice sconto che è Jill, mio nome è J-I-L-L YT come YouTube, YT, così Jill YT durante il checkout, e questo ti permette di avere il 15% di sconto sul vostro acquisto su Foodspring. A me piace tantissimo i pancake, i brownie, mi piace moltissimo le barrette, quelle tutte extra cioccolata perché sono super gustose, le creme spalmabili. E ragazzi, vorrei precisare che per me sono il mio dolce, sono il mio coccola. Non li uso come sostituto di pasto, li uso proprio come sostegno integrativo della mia dieta. Quando voglio qualcosa gustoso, io mi butto su Foodspring perché hanno meno zuccheri, più fibre, meno zuccheri semplici, più fibre per prebiotico per la pancia e proteine di altissima provenienza. Un'altra cosa che vi consiglio di provare sono le proteine vegane. Le proteine vegane sono pazzesche, il pane vegano è pazzesco, scusatemi che poi io potrei andare avanti. Cioè, c'hanno talmente tanti prodotti, vai sul loro sito foodspring.it e vedrete tutte le loro opportunità di avere qualcosa di gustoso per la vostra giornata, così non vi ricorrete alla macchinetta o la patatina fritta o qualcosa che potrebbe essere nocivo quando ti scatta quella voglia di mangiare qualcosa gustoso. Va bene? Vi auguro una giornata fantastica, questo è il mio ultimo giorno a HS24 di questa visita, così adesso mi preparo e vado agli studi televisivi e vi auguro a tutti quanti una domenica figatosa. Baci dalle Jill e a presto!